Forza domani, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, Arzir nel canale, un altro video insieme in cui dobbiamo parlare assolutamente di alcuni argomenti molto molto interessanti, molto importanti, tra cui l'ufficialità che dovrebbe arrivare in queste ore oppure nei prossimi giorni proprio di Giuntoli. Chiaramente manca solo il comunicato della Juventus per determinare proprio l'arrivo del nuovo direttore dell'area sportiva appunto toscano. Poi due parole su Chiesa, quello che potrebbe accadere con una nuova offerta dalla Premier. UEFA e Barcellona, il rapporto che si è instaurato tra Ceferin e Laporta e che ha fatto veramente arrabbiare tutti, anche me, cioè graziando praticamente il Barcellona e facendola partecipare alle coppe. E Frattesi che si allontana sempre di più dalla Juve per andare verso una tra Inter e Milan in pole tutte e due. Berardi, giusto per chiudere il capitolo perché si continua a parlare di questo giocatore, spero veramente che non lo portino. Mazraoui che è salito di quotazione nelle ultime ore rispetto anche a Nandez e Castagne, vedremo se la Juve andrà su questo profilo, soprattutto perché è di grande esperienza a livello internazionale col fatto che gioca al Bayern. E poi due parole anche sulle Juventus Women, con un addio diciamo non dolorosissimo ma comunque di una giocatrice che andrà al Milan ed è sempre comunque qualcosa che può dare fastidio. E anche un qualcosina dedicato alla Next Gen, con un premio che ha ricevuto appunto la squadra di Brambilla e appunto anche di Chiellini, e con un comunicato ufficiale appunto del sito della Juventus Next Gen. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e adore, tra questi tutti i meravigliosi abbonati e Giancarlo. Un abbraccio, ciao! Allora, come vi stavo dicendo, è partito diciamo il conto alla rovescia per l'approdo di Giuntoli a Torino alla Continassa e appunto anche Sky, ovviamente Gianluca Di Marzio e tutto il team hanno già detto che potrebbe essere questione veramente di pochissimo, di ore o forse anche di qualche giorno, ma in ogni caso verrà comunicata l'ingresso in società ufficiale di Giuntoli, quindi lo atteniamo veramente tutti con le braccia aperte. Ovviamente sta già coordinando da dietro le quinte con Manna tutto il procedimento delle cessioni, dei prestiti e dei futuri acquisti, però ecco, è molto meglio averlo operativo fisicamente alla Continassa in modo che dia veramente gli input determinanti a cambiare completamente la Juventus come un calzino, perché con lui si cambierà rotta sotto tutti i punti di vista. E quindi ovviamente oltre a questo dobbiamo dire chiaramente che si è instaurato un ottimo rapporto con Manna, al momento non sappiamo nulla con Allegri perché non hanno parlato molto, pochissimo, poi sono due uno scambio di battute, e ovviamente con Chiellini della Next Gen, con cui appunto si sentono veramente ogni giorno perché devono essere assolutamente convinti di quello che andranno a fare a livello di progettualità e soprattutto come coordinare l'ingresso di molti dei giovani della primavera e dell'anno 23 nella prima squadra, perché Giuntoli ha l'idea ferrea e convinta che i giovani siano un ottimo patrimonio per il futuro della Juventus, perché a volte vengono sottovalutati ma messi nelle condizioni di rendere per le loro caratteristiche e in un modulo con un senso e un capo una coda possono a volte incidere più di quei giocatori reputati senior alla De Sciglio, alla Cuadrado che ora è andato via, alla Sandro, alla Pogba che è sempre rotto e potremmo citarne altri che, ripeto, non danno il loro contributo e purtroppo godono di un'ottima stampa che li protegge. Ma ecco, questo è un dettaglio che appunto volevo riportare. Per quanto riguarda Chiesa, attenzione alle sirene delle Magpies da Newcastle, perché dopo aver fatto una grandissima offerta ed aver dato l'ufficialità appunto di Tonali per 80 milioni, continuano a far paura perché hanno un capitale grosso da spendere e ricordiamolo che gli arabi di Bin Salman sono riusciti ad arrivare in Champions League qualificati come terzi e quindi hanno avuto un bel introito tra sponsor, diritti TV e appunto l'accesso ai gironi e probabilmente vi saranno anche qualche partita nel girone di qualificazione eccetera, e potranno veramente incassare quasi 100 milioni, quindi ovviamente possono spendere sul mercato proprio anche grazie a questi introiti enormi della Champions League. Quindi c'è un tentativo molto forte, un pressing grosso su Chiesa perché l'esterno convince molto e quindi ovviamente c'è un po' di paura che possa partire, perché se dovesse arrivare un'offerta, non dico di 80 milioni perché è impareggiabile e soprattutto non è il valore di Chiesa come non l'era per Tonali, però Chiesa in questo momento vale un po' meno forse, non lo so, adesso la Juve non lo valuta così tanto, quindi dovremmo rassegnarci a prendere eventualmente una quota attorno ai 60 milioni, quindi vedremo se partirà, se è vero che appunto Newcastle farà pressing fino all'ultimo e oppure se la Juve si opporrà e lo manterrà in rosa. Comunque ecco, ripeto, fa parte dei papabili sacrificabili di Giuntoli, come vi ho detto, sempre con Vlahovic e Bremer, oltre che Sulé, Miretti,
Zaccaria, Arthur e McKenny, che sono veramente nella lista dei top dei primi cedibili. E ne hanno parlato sia Manna che Chiellini, ovviamente al telefono, e anche nello scambio di idee appunto con Allegri, che ha avuto appunto di essere toscano. Ecco, allora, un'altra cosa che mi preva andare a, appunto, a fare un focus è appunto l'accordo che hanno raggiunto Čeferin dell'UEFA e il Barcellona sul caso Negreira. Quindi diciamo che con questo accordo stipulato i Blaugrana faranno la Champions League il prossimo anno. Cioè, rischiavano l'esclusione dalle coppe, devono pagare forse anche 100 milioni di multa, e dir si voglia, per il mancato rispetto del FP finanziario e dei saldi cap. Dall'oggi al domani, con la bacchetta dello sloveno, si ritrovano a fare la Champions League. Questa è una roba scandalosa, perché, come dice anche l'articolo, i contatti tra Laporta e Čeferin hanno portato a una decisione definitiva. Ovviamente, per l'ufficialità di questa possibilità del Barcellona di entrare nelle coppe europee, bisognerà aspettare la ratifica del comitato di appello dell'UEFA, ma praticamente è una questione di una formalità che dovrebbe arrivare a breve. Quindi il procedimento giudiziario dei catalani è ancora in corso, quindi non è stato ancora concluso, ma il prossimo anno è già appunto annunciato e dato il via libera per disputare la massima competizione europea. Ovviamente, intanto, mentre succede questa roba, la Juve non sa che pesci pigliare, non sa nemmeno se farà la Conference League. Giusto per dire quanto è grande la parità di trattamento che c'è nell'UEFA in questo momento, e ovviamente questo grande comitato che sarà organizzato da Čeferin per mantenere il discorso plusvalenza sotto regola e evitare che ci siano appunto dei giri d'affari sotto banco. Ovviamente tutte frasi di facciata, ma in realtà chi comanderà saranno sempre gli stessi. Quindi mescolano le carte, fanno il gioco da tre carte, ma sappiamo benissimo chi comanderà, purtroppo, senza che noi possiamo dire niente. Ma ripeto, secondo me tutto questo non è altro che un colpire volutamente Agnelli, non soltanto la Juve, Agnelli, perché è ancora lì che sta tramando per la sua Superlega. Finché non mollerà quella patata bollente, Čeferin ce l'avrà con noi, è garantito, perché non è una questione soltanto di Juve qui. Qui c'è qualcosa di grosso, c'è qualcosa che va al di là, cioè la famiglia Agnelli è il problema, cioè c'è qualcosa veramente di personale. Non so se infilarci anche Elkan in questo, però sicuramente è una caccia all'uomo. E Ferrero, non per niente, il presidente appunto di adesso della Juventus, aveva detto a Elkan, su consiglio proprio d'amico se vogliamo: togliti dalla Juventus, vendila, cedi le quote, fai quello che vuoi, ma è un accanimento talmente grosso e evidente che non ci potete fare nulla. Qualsiasi cosa voi facciate, nel migliore modo più trasparente possibile, avrete sempre Čeferin col fiato dell'orso sul collo. Ecco, ci tenevo a fare questo approfondimento, perché il Real Frattesi, bisogna dire questo, cioè che il giocatore è sempre più lontano dalla Juventus, perché i due club in questo momento in pole position e più avanti a livello di strategia e anche di approccio verso Carnevali sono Inter e Milan. Lo dico in ordine, perché l'Inter, come sapete, con il nome di Marotta, ha incontrato oggi a Rimini Carnevali. Domani potrebbe essere il momento del Milan, con un altro incontro appunto con quelli del Sassuolo, in cui bisognerà discutere, perché il Milan a livello di qualità è messo meglio dell'Inter, ricordiamolo, ha 80 milioni adesso freschi presi da Tonali, e quindi può tranquillamente buttare sul piatto tutti i soldi eventualmente, però loro hanno anche il problema di trovare un attaccante, quindi devono stare molto attenti a come spendono il loro budget, perché non è infinito. Quindi l'Inter ha il problema che invece deve per forza dare i soldi di Brozovic e basta, perché non possono toccare una lira, hanno i debiti fino al collo, possono fare mercato soltanto se esce qualcosa e loro fanno uscire appunto e rientrano di quella cifra lì e basta, e quindi 18 più mulattieri non basta, devono ancora sedersi al tavolo. Quindi loro due si giocheranno il giocatore. Ripeto, tenetevelo voi, a me, guarda, non interessa, perché abbiamo altre mire, giocatori secondo me molto più funzionali e molto più forti di Frattesi nel mirino. Per quel che riguarda Berardi non ho altro da dire, perché ovviamente i giornali devono vendere, quindi Berardi è un giocatore che fa vendere, il giornale fa fare click. Dicono che siccome la Lazio andrà su Orsolini e molla Berardi, ci andiamo noi. Non capisco cosa ci sia di collegamento, perché se Berardi, tra l'altro, non è neanche juventino, ci ha sempre odiato, ha sempre speso parole, diciamo, non al miele per noi, quindi non credo che lui abbia la volontà di muoversi da Sassuolo, però ripeto, non so se con Giunta li cambieranno le cose, ma io mi auguro che sia soltanto un nome buttato lì per coprire un po' le carte, e ripeto, Giunta lì è furbo, mette anche dei nomi non veri in giro per i giornalisti, per dargli un po' di mele da mangiare, ma in realtà fa tutt'altro, il lavoro sotto traccia. Molto molto astuto il nostro nuovo direttore d'area tecnica. Allora, l'altro nome è appunto per la fascia destra, come ho detto sempre, ripetendo le stesse cose, poi più o meno perché non cambia molto nelle ultime ore, Castagne e Nandez si sono leggermente defilati a livello di piramide, a livello di priorità, perché Mazraoui, con la spinta della Pimenta, che continua a voler, diciamo,
sfruttare l'asset Juve per fare anche un po' di soldini in più di commissione, perché comunque con Pogba ha fatto parecchio. Ovviamente Kane era stato incassato da Raiola, però insomma capite anche voi che c'è comunque un giro di interesse. Ripeto, Mazraoui in questo caso è un ottimo terzino, è un ottimo giocatore di fascia destra, però stiamo attenti a non farci fregare, perché non vorrei che ci fosse un qualche infortunio sotto o qualche acciacco in più e magari il Bayern ce lo vuole smollare, perché hanno già fatto questo giochino con noi e noi ci siamo cascati. Quindi occhio a prendere giocatori svincolati, non voluti, non accettano il progetto di una big, perché è già successo che ci siamo trovati mentre col cerino in mano, come è successo con Ramsey, con Arthur e altre situazioni. Quindi vediamo chi la spunterà su quella fascia destra. Chiunque arriva dovrà essere comunque il vice di Boea e giocarsi le sue chance con lui. E comunque dovrà essere uno che sputerà per la maglia. Questo deve essere garantito. E Manna e Giuntoli faranno in modo che i giocatori non freghino più, ok? Perché con Allegri soltanto era molto più facile girargli la frittata come voleva. Giocavano come voleva lui, sotto palla, faceva più ruoli in uno, lo accontentavano, così rimanevano. Basta questo giochino qua, è finito. Bisogna tornare grandi e non bastano questi giocati da provinciali. Ci vuole altro, bisogna diventare una squadra strutturata, una società solida che non guarda in faccia a nessuno. Concludendo, volevo dirvi anche questo piccolo scoop riguardante la Juventus Women e la Next Gen. Valentina Cernoia lascia la Juventus ufficialmente per accasarsi al Milan. E a breve arriverà appunto la firma. La Juventus non ha appunto voluto bloccare la partenza della ragazza perché voleva assolutamente andare al Milan già da un po' di tempo, e tra l'altro appunto la ragazza aveva la volontà di trasferirsi, l'ha proprio comunicata: non voglio rimanere, voglio trasferirmi là. La volontà della ragazza ha prevalso su tutto, anche sulla diciamo valutazione economica, e perché non era più al centro del progetto, quindi non sarà più parte dell'organico. Ci sarà presto un comunicato anche del sito ufficiale della Juventus Women, già c'è qualche twittata e qualche articolo su Instagram. Per quel che riguarda la Next Gen, roba molto interessante, abbiamo vinto una coppa della disciplina, se vogliamo, non è un trofeo, chissà che, però ecco, vuol dire che i giocatori si sono comportati bene, magari hanno preso poche ammonizioni, o comunque hanno avuto una, diciamo, un comportamento consono a quello che è il regolamento appunto della FIGC, del CONI, eccetera, e quindi i ragazzi di Brambilla si guadagnano questo titolo, che è stato anche comunicato ufficialmente tramite il portale del club, del Juventus Next Gen Official. Quindi una news proprio di oggi pomeriggio, bravi ragazzi, che comunque, peccato che non sono riusciti a lottare per i play-off, per andare in Serie B, ma comunque hanno fatto un discreto campionato, arrivando veramente a ridosso delle prime, diciamo, 7 o 8 squadre. Quindi comunque il prossimo anno c'è l'obiettivo, migliorando anche il roster e valorizzando i giocatori, inserendo anche qualcuno da fuori, di arrivare in Serie B. Lo auguro veramente ai ragazzi di Brambilla, e ovviamente anche al direttore sportivo Chiellini, che spero faccia un buon lavoro coordinandosi anche con appunto Giuntoli e Manna, e eventualmente portandoli in prima squadra possono migliorare tanto, perché possono attingere anche dalle fonti dei grandi campioni che abbiamo, dei giocatori che abbiamo, e tornare arricchiti appunto quando rientrano nelle giovanili o nella Nanna 23. Ditemi cosa ne pensate del video, ragazzi, mi raccomando, un bel pollice in alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere il video, mi raccomando, iscrivetevi anche a Calcio Wall 11, secondo canale qua sotto in descrizione che troverete. Quando tirate giù la tendina del titolo, degli hashtag e degli abbonamenti, trovate anche un piccolo link con la miniaturina rossa di YouTube. Cliccate dentro, verrete sparati direttamente dentro il canale. Ho visto che i video vi piacciono molto, hanno molto engagement. Presto, quando avrò la monetizzazione anche in quel canale, visto che siamo già un bel gruzzoletto di persone, farò anche dei video stampo di Stivello Magno, magari con altri argomenti diversi e un po' più piccanti. Per quel che riguarda Stivello Magno invece, Facebook, contattatemi anche lì tramite ricerca Facebook, scrivetemi in privato, aggiungetemi come amico, vi farò avere le notifiche anche lì e vi intratterrò ovunque posso, perché comunque lì è un portale privato dove ho più tempo anche per dedicarvi appunto qualcosa, a scambiare idee, opinioni, discutere appunto del mondo Juve e di altro. Ecco, per quel che riguarda i saluti, visto che in molti me lo chiedete, qua sotto nei commenti trovate lo spazio per mettere nickname e nome e cognome eventualmente. Vi metterò nella lista e poi appena posso vi metterò nei saluti di uno dei 2-3 video che faccio al giorno. Per gli abbonati, mi chiedete anche qui in tantissimi, e il gruppo sta aumentando a vista d'occhio, e qui sotto trovate le tre tipologie di abbonamento con i vari benefit a salire, in base al grado, quella è la monetizzazione, fiducia, platino e diamante. Scegliete voi, un abbraccio forte, vi voglio un sacco di bene ragazzi, ciao!